Ragionevolmente non è necessario, si può risolvere il problema in un altro modo, è il lavoro che fa l'Italia e io sono fiera di questo lavoro. Dopodiché bisogna continuare a capirsi, perché noi parliamo questa guerra secondo me con delle semplificazioni che sono comprensibili, tifosi, per certo, tifosi, no? Sì, un po' da tifosi, comprensibili, ma che insomma non ci aiutano, no? L'unico modo di costruire pace in qualsiasi guerra è la deterrenza. Se non c'è equilibrio tra le forze in campo, non c'è bisogno di nessun tavolo di pace. Se c'è già stata un'invasione, non c'è bisogno di nessun tavolo di pace. Se oggi si comincia a parlare di diplomazia, è perché in Ucraina noi abbiamo fatto il lavoro che abbiamo fatto, perché altrimenti oggi avremo una nazione in base e una guerra più vicina a casa nostra. Questa è la storia ed è la ragione per la quale chi crede nella difesa dell'interesse nazionale italiano non avrebbe potuto fare niente di diverso da quello che abbiamo fatto. Senta, in questo lei ha trovato sempre sponda nel Consiglio Superiore di Difesa dal Presidente della Repubblica, che è stato sin dal giorno dell'invasione netto e chiaro su questa linea. E in questi giorni abbiamo visto obiettivamente sotto attacco il Presidente della Repubblica da parte di esponenti della sua stessa maggioranza.